In questo momento, oggi, giorno 17 gennaio 2019, sono in treno, sempre da solo, su questa direzione del treno da Merone a Como San Giovanni. Ecco, si vede in alto Como San Giovanni, non c'è quasi mai nessuno e sto arrivando alla mia solita fermata di Brenna Alzate. Oggi avevo un programma di andare all'Aveno. Poi causa stazione di Cadorna di un treno che non è partito per motivi, non so il perché, per quale motivo non è partito l'Aveno, sono ritornato di nuovo alla mia stazione vicino a Merone. Adesso si apre tra poco la porta. Ecco che sono arrivato alla stazione di Brenna Alzate, due fermate da Merone con il treno, molto comodo. Mi piace questo luogo solitario, sono sceso io e un'altra persona. Ora il treno riparte e va fino a Como, mentre io vado a vedere i miei quadri. Ecco qua che apro. Sono entrato al casello ferroviario di una volta, lì è fuori, qua è l'interno. Chiudo la porta perché ho il permesso speciale di entrare in questo luogo perché mi sono iscritto con una tessera. Sono arrivato qui. È il mio gattino che viene incontro sempre e qualche volta mi farà cadere. Là è la sua uscita. Adesso esce a prendere un po' d'aria o segue me. Sono entrato in questo bellissimo casello. C'è un po' di disordine, però guardare la struttura del Novecento com'è bella. Ecco qua dove facevano i biglietti una volta. È il mio gatto qua in mezzo ai piedi. Questa è la stazione di Brenna Alzate in primavera, però un po' di tempo fa, quando c'era quell'albero maestoso all'esterno della stazione. Il gatto vuole vedere tutto. Qui c'è la sala d'attesa che l'hanno chiusa perché così la stazione rimane riservata. Lì c'è l'altra entrata. Apro questa porta qua. E devo stare attento, no, non c'è nessuno. Salire le scale, salire le scale. Aldo, al casello ferroviario. Salgo le scale, il micetto che non inciampo, sempre in mezzo ai piedi. Ecco, il piano terreno è la stazione. Sopra c'era l'appartamento dove abitava una famiglia. Qui sopra. Ora io entro, c'è il mio piccolo studio d'arte, però devo richiudere la porta per il gatto. No, non è entrato. Ecco che l'ho chiuso. L'ho chiuso. Qui c'è il bagno con l'acqua calda, i boiler e tutto. Qui poi qui si va al mio studio. Al mio studio d'arte. Oggi fa un po' meno freddo di ieri. Posso accendere anche la luce. Anzi, il responsabile mi ha detto di accendere la luce per far vedere che ci sono delle persone di sopravviventi. Sono i miei quadri che man mano li sto facendo. Oggi li tocco di nuovo questo quadro qua. Poi è bella questa sala d'attesa. Non è la sala, è una sala d'aspetto per le persone che abitavano prima. C'è la stufa a pellet nuovissima, i vetri appannati, vuol dire che oggi qui
qua all'interno non fa tanto tanto freddo, questo bellissimo l'arco. Ecco, qua è l'altro mio quadro, un altro quadro, poi faccio vedere, c'è la cucina dall'altra parte, però voglio accendere qua la luce e far vedere come sono stati esposti bene i miei quadri, eccoli qua. Così nell'arco struttura questo del Novecento. Questa è una bellissima foto. Sotto c'è il treno, eccolo sotto il treno, con i vetri appannati, vuol dire che oggi non fa eccessivamente freddo. C'è la reazione esterna e interna in un altro modo di temperatura. Sotto il binario unico del treno, sono qui in questo. Ma che bello questo qua, come vivevano una volta. Poi di là ci sono le camere da dormire e qua c'è la rispettiva cucina che tra poco, in questo momento, farà un caffè bel caldo per svegliarmi un po'. E poi mi piace questo ambiente qua e mi dà la sensazione di un ambiente artistico. Qui in primavera posso fare il riposino. Pomeridiano, vi saluto da questo YouTube della stazione del Casello Ferroviario in Brianza.